con Sandro Polci, ideatore e direttore del Festival dei Monti Azzurri, espressioni artistiche, riflessione, spiritualità, ma anche l'inserimento di figure professionali. C'è un evento su tutti che mi ha colpito particolarmente, questo Contro ogni solitudine, il Borgo e l'attitudine. Sì, è una riflessione che con Giampiero Feliciotti, con cui abbiamo pensato questa iniziativa, abbiamo molto a cuore. Parlare della solitudine: noi abbiamo una casa vuota ogni due occupate, abbiamo denatalità, invecchiamento, spopolamento. Come vivono le persone la loro solitudine? Infinitamente meglio che nelle periferie metropolitane. E andiamo a vedere cosa ancora di più si può fare, come condividere servizi, come vivere e stare insieme, o come avere una motivazione forte che ci faccia essere più felici e meno rassegnati, perché dove si vive bene la rassegnazione non è tollerabile. E dunque queste sono alcune riflessioni, verranno poste con leggerezza, accompagnate da un assaggio, con delle musiche, con delle poesie, con giovani artisti che hanno anche poi una sessione loro dedicata, come nel caso di Giorgio Maria Cornelio, che è stato capace di inventare cultura nel nostro territorio partendo proprio dalle peculiarità, anche quelle negative dei nostri territori, oppure dal punto di vista pittorico, oppure mi piace pensare quando alla Badia di Fiastra offriremo il premio Paesaggi di Pace, che è stato assegnato a Don Luigi Ciotti nell'ultima edizione, alla cooperativa agricola di Ravenna, che ha accettato di distruggere per alcuni anni i propri terreni, di allagarli per salvare la propria comunità, cioè la città di Ravenna. È un brivido nel dire questo e ascoltare le loro parole, che sono di una naturalità assoluta. Che cos'altro dovevamo fare? È veramente una cosa che ci può insegnare e insieme tenere positivi, freschi e allegri. Quali sono le principali località toccate dal festival? Praticamente tutte, perché anche poi nella continuità autunnale ci saranno altri tre eventi e quindi avremo la completezza dei comuni. Come una compagnia di giro parte, come Arte Circense, c'è chi arriva e può farlo come nelle iniziative con gli asini che abbiamo proposto, per esempio a Sarnano, chiamandoli a spasso d'asino. Cammino, code, orecchie dritte, giochi d'infanzia e poesia in natura. Si può arrivare in bicicletta, si arriva a piedi, si sta insieme e da una pet therapy molto odorosa, perché gli asini sono fantastici, però non si può dire che profumino sempre, avremo un rapporto con la natura un po' più vicino, un po' più stretto, per tutti i bambini, sia quelli che sono nella fascia d'età dei bambini, sia quelli più cresciuti che si divertiranno ancora di più. Il tutto senza tralasciare mai anche un altro grande aspetto di forza delle Marche, ossia l'enogastronomia. No, assolutamente, questo è un pensiero costante, anche laddove il cibo, e invitiamo lo chef del Tiglio, Stellato, che ha scelto una realtà di ruta, distante, proprio per dimostrare che la qualità dei luoghi è qualità del cibo e c'è una continuità che non spreca nulla. E questo per noi è un valore, e non è un valore soltanto dell'attimo in cui portiamo la forchetta alle labbra, ma il fatto di pensare che quello che stiamo assaggiando lì è stato prodotto con quelle caratteristiche, lavorato, diventato sapore e soprattutto, una parola che mi piace per il festival, convivialità.